Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere gli acquisti e le letture di luglio, agosto per quanto riguarda i manga, quindi partiamo subito. Ho letto Speed Racer Mach Go, questa opera in due volumi della Tatsunoko Production portata in Italia da J-Pop, che sta portando appunto della roba della Tatsunoko, che farà contenti sicuramente tanti girellari, tanti amanti dei vecchi cartoon, dei vecchi manga, e che però a me non ha convinto appieno, se devo dire la verità. È un'opera molto naif, e non è solo perché è stata disegnata negli anni 50-60, perché in quegli anni c'era già della roba che spaccava il culo in quanto a serietà. Semplicemente credo che possa essere adatto più che altro ai vecchi girellari, appunto, i nostalgici, a chi ama comunque questo tipo di fumetto, e ai più giovani che cercano qualcosa senza tanti fronzoli. È la storia di questo ragazzo, Go Mifune, che corre in macchina con suo padre che è un grandissimo meccanico, e ovviamente in qualsiasi circuito troverà questa sorta di supereroi in maschera che corrono però nelle macchine a dargli del filo da torcere. Fondamentalmente andremo avanti così per entrambi i volumi. Un'opera che invece mi sta piacendo sempre tantissimo è Le situazioni di lui e lei, Garecano, con il volume 3, un volume davvero bello che mette davanti ai nostri due ragazzi le prime difficoltà contro il loro amore nelle vesti degli insegnanti, che chiaramente non vedono di buon occhio questa relazione perché i due sono i migliori studenti della scuola e temono che questa relazione possa portare brutti risultati, come vediamo effettivamente in questo volume, dove i due tendono ad abbassare un po' la loro posizione in classifica nella graduatoria di fine trimestre. Ma questo fortunatamente non è un problema per i due ragazzi, che decidono comunque di portare avanti la loro relazione cercando di studiare al meglio. Un'opera che riesce a farmi emozionare come un bambino ogni volta che la leggo, quindi è davvero consigliato a tutti, agli amanti dello shoujo particolarmente, ma dategli un'occhiata anche se non ne avete mai letto uno. E poi È uscito! Ebbene sì, dopo secoli e secoli è uscito La Terra di Tanabata 4 per la Goen di Hitoshi Iwaki, o è Hiroshi Iwaki. E quindi vediamo la conclusione di questa bellissima storia, che poteva sicuramente durare di più, ma probabilmente in Giappone non ha avuto il successo sperato e quindi si conclude in soli 4 volumi. Una storia che poteva sicuramente essere approfondita meglio e di cui vi parlerò comunque, spero, in un focus on a breve. E si conclude anche un'altra serie, ovvero Monster per Monster, con il volume 3. In questo caso sono abbastanza sicuro che sia durato solamente 3 volumi perché in Giappone non ha avuto chissà che successo, ma secondo me invece è una miniserie abbastanza meritevole. È simpatica, il disegno è molto gradevole, anzi è fatto piuttosto bene a dir la verità. La storia è originale, ma pecca appunto il fatto di essere un po' tirata via. In soli 3 volumi praticamente arriviamo al climax della storia nel terzo volume e lì si tronca. Quindi la consiglio solamente a chi vuole qualcosa di leggero, da leggere magari sotto l'ombrellone appunto con questo caldo, ma non qualcosa di tanto impegnativo. Ho letto anche Inferno di Yoshihiro Tatsumi, ma di cui ho ovviamente già parlato e quindi vi lascio il link qui sopra nelle schede. È comunque ancora una volta una raccolta di racconti brevi di Yoshihiro Tatsumi fatta nel suo periodo da cavallo tra gli anni 70 e gli anni 2000. Ho letto Forza Genki 6, il sesto volume di quello che è conosciuto dagli appassionati di anime italiani come Forza Sugar, un volume dove viene molto approfondita la storia di amicizia sentimentale che è nata fra lui e quest'altra ragazzina, che lo supporta veramente tanto, come spesso poi si vede in tanti manga dove ci sono queste ragazze al limite del servilismo, forse anche questo un po' dovuto al maschilismo profondo che c'è in Giappone. E vediamo anche la volontà di Genki di andare avanti con le sue forze nel pugilato contro tutto e tutti, soprattutto contro i suoi nonni. Ma quanto è bello Umimachi Diary! Ragazzi, questo manga è veramente favoloso, quindi dovete leggerlo assolutamente. Ne ho già parlato in un link che vi lascio qui sopra del primo volume, e tutti gli altri volumi per me si confermano di una semplicità disarmante, eppure di una bellezza assurda. Adoro seguire le storie di persone come me, come voi, come tutti noi. Ma questo non è un semplice slice of life, dove semplicemente assistiamo alla vita quotidiana dei protagonisti. Qui siamo catapultati in questo mondo con delle emozioni continue, e il mio cuore si ritrova a sussultare a volte seguendo questa ragazzina spersa in un nuovo mondo per lei, facendomi ritornare veramente ragazzino. Non riesco a trovare note negative in questo manga se non il fatto che è abbastanza fermino in Giappone e che stiamo per raggiungere la pubblicazione, quindi potete leggerlo anche molto 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 tranquillamente. One Punch Man con il suo volume 9 si conferma uno dei migliori seinen prodotti in Giappone attualmente. È demenziale, fa ridere, i combattimenti sono fatti da Dio, le battute di One sono fuori dal comune totalmente. In questo volume vediamo tutta la figaggine del nuovo momentaneo antagonista dei nostri eroi, ovvero Garo, che già dal nome è un figo.
Per chi non lo sapesse, faccio una piccola ricerca su questa fantastica rivista che era appunto Garo, che pubblicava le migliori storie giapponesi degli anni 70. Questo pazzoide devasta tutti i criminali chiamati a dar manforte all'associazione eroe, completamente li devasta. Saitama, che mentre si sta sollazzando a casa giocando al GameCube insieme a King, riceve la visita a casa di una vera pazzoide isterica, ovvero Tempesta Infernale, la sorella minore Tornado, un personaggio di cui abbiamo visto ancora poco ma che sembra essere uno tra i più forte assolutamente di sempre. Nel mentre Sonic il Supersonico e Genos si scontrano in una devastazione mega galattica che viene praticamente fermata da Saitama solo perché non vuole esplosioni davanti a casa sua, e nel mentre veniamo anche a scoprire che quel pazzoide di cui si parlava all'inizio è un ex allievo di Silver Fang, uno tra i più forti vecchi eroi. Mamma mia ragazzi, cosa non è One Punch Man? Secondo me sarà la parola punch nel titolo che porta fortuna. Ho letto L'età della convivenza volume 2, un volume veramente toccante perché è molto più drammatico del primo, la vita di coppia non è tutto rose e fiori, e questa serie ne è l'esempio perfetto. In questo secondo volume in particolare raggiungiamo una vetta di drammaticità non raggiunta sicuramente con il primo volume. E ci fa proprio star male la condizione in cui si trova appunto uno dei due personaggi protagonisti di quest'opera. Quindi Kamimura riusciva sicuramente a far entrare il lettore in sintonia con i propri personaggi. Non vedo l'ora di leggere il terzo volume dell'età della convivenza e farvi una bella recensione. Poi è uscito anche dopo un secolo Suicide Island con il nuovo volume, il volume 7 di Kouji Mori, e anche questa è decisamente una bella serie che sto seguendo con molto piacere. Sto seguendo è un parolone, perché con la cadenza della Goen mi sa che prima della fine tutti i miei iscritti avranno i capelli bianchi come i miei. E comunque sempre tensione altissima fra i partecipanti di questa sorta di isola di reclusione per aspiranti suicidi che appunto hanno fatto in Giappone il governo giapponese. E quindi ognuno deve mettere la sua idea, il suo modo di vivere in gruppo per poter proseguire, perché poi molti di loro hanno rinnegato proprio l'idea del suicidio. Poi Golden Kamuy volume 5, davvero un'opera splendida, uno dei seinen migliori che sto leggendo in questo momento, con personaggi caratterizzati tutti benissimo, dal primo all'ultimo. I disegni sono davvero belli, a me piacciono un sacco, ci sono dei momenti comici da paura, come soprattutto in questo volume, con questo personaggio veramente assurdo. Le scene drammatiche sono drammatiche al massimo, ci sono delle scene molto violente nei combattimenti, e i combattimenti sono fatti benissimo, quindi Golden Kamuy ha tutto quello che si può chiedere a un buon manga. Anche su questo spero di parlarne meglio prima o poi, perché è davvero meritevole al massimo Golden Kamuy. Vi consiglio di dare un'occhiata almeno al primo volume, così potete decidere se leggerlo o no. Poi prosegue bene anche Rikudo con il volume 2, mi sta piacendo. In questo volume assistiamo al primo incontro di Rikudo e anche alla prima comparsa di un personaggio importante che sembra delinearsi come quello che sarà un po' la nemesi del nostro protagonista, come c'è un po' in tutti i fumetti, soprattutto quelli Spokon e a maggior ragione quelli sulla box. Quindi un volume interessante che ci introduce appunto alla storia che vedremo in seguito, anche qui disegnato bene, la storia però è carina, e quindi sono contento per ora di proseguire Rikudo. Poi ho letto Rin volume 6, secondo me il miglior manga sui mangaka appunto che ci sia in questo momento, perché non è pesante come Bakuman, non ha la comicità magari esageratissima di Manga Bomber che può non piacere a qualcuno che non ama particolarmente quello stile, ma fa ridere e emozionare a modo suo Rin, quindi davvero mi sta piacendo tanto. Poi Harold Sakuishi secondo me è uno degli autori più sottovalutati, soprattutto nel nostro paese. Infine ho letto il bellissimo Inizio dei Top Secret volume 3 di Reiko Shimizu, uno dei migliori manga che stanno uscendo in Italia e che si conferma tale con il terzo volume, dove vediamo la storia di alcuni ragazzi che 5 anni prima avevano assistito a una serie di omicidi che purtroppo non hanno denunciato alla polizia per paura di ritorsioni contro di loro, e che però adesso si trovano a pagare le conseguenze della loro omertà. Un manga sempre con delle sceneggiature favolose, sembra di essere dentro a un film, i disegni mi piacciono tantissimo, quindi davvero consigliatissimo Imitsu di Top Secret.